Io non sono razzista, però con tutto quello che si sente alla televisione, a me questo fatto che mio figlio Carmelo, con tutti i bambini che ci sono, debba allenarsi proprio con quello lì, non mi sta bene. Ma io ora glielo dico al professore. Professore, mi scusi? Sì. Può venire ragazzi, un attimo? Continuate, eh? Lo stretching a coppie, come vi ho detto prima. Professore, una cortesia. E può separare mio figlio da quel bambino lì? Li devo separare? Sì. E perché? Perché non mi sta bene che mio figlio si alleni con quel bambino, ok? Sì, ma perché? Per quale motivo si stanno allenando? Perché è nero. E vabbè, signora, qual è il problema? Carmelo! Ve la scambiate la maglietta tu e Prince, signora, ha ragione, pure voi ragazzi, è nero su nero, bianco con bianco, non ha proprio senso. 9, 27, 3, 10. Salve professore, scusi, sono venuta a prendere Carmelo un po' prima perché sa, ci abbiamo una visita. Professore, può venire un attimo? Le avevo detto a inizio d'anno che mio figlio non doveva stare accanto a Prince. Ma per quale motivo? Perché a me questa vicinanza non sta bene. Ma perché? Perché io non voglio che mio figlio parli con questo bambino, è chiaro? Ha ragione, signora. È giusto, ha ragione. Prince, cambi di posto con Giulia, per favore, eh? Che qua parliamo un po' troppo, carnalino, è vero? Parliamo un po' troppo, eh? Suo figlio, però, signora. Comunque, adesso abbiamo risolto, ah, tutto perfetto. Bene, adesso andiamo alla tabellina del 4. Adesso scopriremo chi ha vinto il concorso sul miglior disegno a tema salvezza. La salvezza quest'anno, ecco a voi il podio. 3, 2, 1, e voilà! No, scusate, scusate. No, io non sono razzista, eh. Però voi avete fatto vincere questo disegno perché volete dimostrare di essere di larghe vedute. Questi non sono problemi nostri, almeno non di noi italiani, ecco. Signora, ma che cosa sta dicendo? Voglio dire che voi avete fatto vincere questo disegno perché l'ha fatto un bambino straniero, non per la bravura. Ma ecco. Guardi, signora, che questo disegno l'ha fatto suo figlio. Mamma, non pensavo che ti potesse arrabbiare così tanto. Amore mio, ma perché l'hai fatto? Per Prince, perché lui è mio amico e senza quella nave non sarebbe arrivato qua. Carmelo, andiamo a giocare a palla. Sì, sto venendo. Signora, noi fino ad oggi ce l'abbiamo messa tutta, però davanti l'amicizia non possiamo fare nulla.